90 secondi di paura e di sgomento del terremoto del 1980 che costarono tra Irpinia e Basilicata la vita di 2914 persone, immaginati e raccontati dai più giovani attraverso coinvolgenti cortometraggi. Il terremoto dell'80, visto dagli occhi di chi non c'era, è il titolo del concorso di idee promosso dalla regione a cui hanno partecipato 9 scuole medie inferiori e superiori della regione. Ad aggiudicarsi il primo posto il prodotto multimediale realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Alfieri di Laurenzana, premiati a Potenza al Park Hotel dal presidente della regione Vito De Filippo. L'iniziativa ha coinvolto i giovani per far sì che tali diventino custodi di un pezzo di storia drammatica della Basilicata attraverso i racconti e i ricordi degli adulti. I ragazzi hanno anche nella sintesi di strumenti multimediali, hanno saputo raccontare con molta sensibilità quello che la Basilicata attraversò in quella fase. Presente all'evento anche l'assessore regionale alla formazione Vincenzo Viti, che ha spiegato che il concorso rappresenta un'occasione significativa per far riflettere anche i giovani sulla tragedia del 1980 che ha segnato profondamente la storia di molti comuni della Basilicata. Oggi ricordare il terremoto deve significare ritrovare quelle energie e riprendere a costruire una prospettiva di lavoro e di serenità per tutti.